torto o ragione è considerata un po' la giornalista del gossip, no? Perché effettivamente, diciamolo, qualche notiziola ogni tanto mi ci scappa su qualche settimanale o di quelli così, no? Che sparlottano. Però oggi mi sono detta, vogliamo dirla grossa, vogliamo spararle fino in fondo, mi faccio aiutare da, non da un collega, da un direttore, Andrea Iannuzzi, in tanti sapete già chi è, però io lo voglio ricordare, è stato il direttore di Eva 3000, è stato il direttore di Adesso, il direttore di Ora, il direttore di tutto. Andrea, non me le ricordo tutte le testate. Adesso però sei direttore di un giornale che il gossip, insomma, non ne parli. Life Expo è un bellissimo mensile col quale ho collaborato anch'io, uscirà presto ed è legato all'Expo, alla Fiera Universale. Ma tu pensa come cambiano le cose, senza fare, diciamo troppo, suonare il violino troppo all'età. Ma 20 anni fa io lavoravo per una emittente privata qui in Liguria che non c'è più e Grazia veniva ospite nelle mie trasmissioni. Oggi è il contrario. No, sono io, dai, Andrea, tuo, no. E questa è una cosa no, importante. No, tu non sei ospite qua. Tu sei qua con me a Liguria Web, ai gossip di Grazia Pitorri, che sono anche i gossip di Andrea Iannuzzi. Vogliamo sapere da te, allora, l'ultima news, Belen Rodriguez e Stefano De Martino, sì. Ma si stanno mollando o no? Allora, è già qualche tempo che i fotografi erano dietro a Stefano perché circolava la voce molto insistente che si frequentasse con una persona. Poi inizialmente questa, diciamo, notizia non era stata ritenuta molto attendibile, anche perché poi loro sono stati molto bravi, diciamo così, a dare di se stessi un'immagine, sì, prima un po' così. Mescolare le carte, perché scusa Andrea se ti interrompo, ma a me risulta che ieri sera fossero al party di Martorana, sai, quel famoso sarto che fa tutti questi abiti molto belli su misura, Alessandro, tra l'altro l'avevo anche intervistato, che esce con la Barolo, un'ex velina, e lei si è presentata con questa tutina viola. Sì. Senza reggiseno, completamente scollata nella schiena, con questo seno tipico, sai quel seno molto prorompente delle donne quando sono in dolce attesa, no? Che hanno questo seno proprio bello così, abbracciatissima al suo Stefano. Certo, cioè, quindi ieri sera la storia è. Certo, ma anche una bella storia, insomma, una bella famiglia. Certo, ma anche Carlo e Diana si mostravano innamoratissimi insieme e poi avessero potuto uccidersi. Dai, Andrea, però sei proprio il classico direttore, nel momento stesso. Allora, lei la tutina la porta, perché diciamoci le cose come stanno. Circolerebbe anche la voce che probabilmente potrebbe essere arrotondata per motivi, no, diciamo, davvero? Materni. Sì, questo però non è. Arriva il fratellino per Santiago, la sorellina, forse? Potrebbe essere così, però ricordiamoci sempre che viviamo sempre sopra un palcoscenico, quindi non fidiamoci mai. Senti, da una dinastia famosa all'altra. Tu, come ben sai, perché collabori anche tu con Eva 3000, io in questa settimana sono in edicola con un'intervista esclusiva, anzi lo metto a favore di telecamera, un'intervista esclusiva a Loredana Lecciso. Io ormai con Loredana sono diventata amica, ci facciamo delle telefonate lunghe, lei mi racconta e lei è sempre così, come si dice in Sicilia, né sì e né no. Io non sono ancora riuscita a capire. Riesci a parlare al telefono? Sì, io con Loredana. Ti piace parlare anche con Loredana Lecciso? Sì. Però in queste telefonate di mezz'ora io capisco chiaramente che lei frequenta ancora Cellino San Marco, addirittura mentre eravamo lì al telefono io e lei le è suonato un altro telefono e Albano l'ha chiamata in diretta, cioè, questo l'ho sentito personalmente, però ti volevo chiedere una cosa. Tra l'altro, tra pochissimo, questo weekend ci sarà questo mega concerto bellissimo all'Arena di Verona, dove Albano e Romina si ritornano sul palco e di nuovo. Ma questa coppia di Albano e Romina è solo artisticamente parlando o è una coppia sentimentalmente parlando? No, cioè, ma ormai la coppia, diciamo che allora. Che comunque sia fra di loro ci sia una nuova intesa, questo è evidente. Io ma vorrei, intesa di che genere? Intesa anche affettiva. Io vorrei ricordare. Sono tornati insieme.
sono tornati una parola grossa. Io vorrei ricordare che durante l'ultimo Festival di Sanremo, nella loro esibizione, ad un certo punto Carlo Conti, un po' sollecitato dal pubblico, ha chiesto a Albano se baciava Romina. Sì. Lui, secondo me, non l'ha baciata come avrebbe dovuto per rispetto alla sua, non si capisce, compagna, scompagna, tutto un gran casino. Però che cosa ha fatto Romina una volta che Albano si è avvicinato? Sì. Ma non mi hai baciato. Allora il punto è questo. Mamma mia, bisogna veramente andare questo, a capire insomma, questo, la mezza battuta. Il punto è questo. No, consideriamo che questa è una coppia storica che ha avuto una grande diciamo una grande intesa sia nella vita privata sì, che nella dai. Vita, felicità. Nella vita diciamo appunto musicale, che ha passato degli anni difficili, perché la scomparsa sì. di una figlia purtroppo a volte sì, può provocare sì, sì. anche queste certo. cose, e chi lo sa che questa cosa invece non, in questo momento non venga ricomposta. Quindi noi... tu mi stai dicendo, io voglio, scusami Andrea, io sono quella delle conclusioni, perché dobbiamo, sai, qui a Liguria Web siamo molto concisi, cioè da una coppia che Belen e De Martino che forse si scolla, ce n'è una che si rincolla a detta sì, tua. Hai detto bene. Mamma mia ragazzi, qua oggi le abbiamo sparate, le abbiamo sparate veramente. E vedrete che fra poco un noto settimanale pubblicherà una copertina, in copertina proprio il primo posato di Albano e Romina con la famiglia. Andrea, grazie per tutte... Ci vedremo la Senti una cosa... Dopo. Facciamo così, amici, vediamoci la prossima settimana con Andrea Iannuzzi, così vediamo se la storia va avanti e sapremo le news su questa coppia che comunque sia per dritto o per traverso, anche se uno dice non me ne frega niente, io vedo che i direttori dei giornali quando mettono in copertina Albano e Romina vendono. Quindi, detto questo... Anche noi parleremo sempre di più. Dai amici, vi aspettiamo. Un saluto a tutti grazie mio. Mille, grazie mille a Liguria Web. Sono stato contentissimo di essere presente e sarò felice di tornarci. Grazie Andrea. Grazie. Ciao. Grazie. Perfetto,